Chernobyl, un nome che spaventa e inquieta. Ma sapete cosa è successo davvero il 26 aprile 1986? Ebbene sì, sono passati 36 anni dall'incidente che ha fatto di Chernobyl la centrale nucleare più tristemente famosa al mondo. Per capire meglio la sua storia, apriamo un nuovo file nel nostro dizionario della contemporaneità. Iniziamo dal dove e dal quando. Siamo in Ucraina, che all'epoca faceva parte dell'Unione Sovietica, e ci troviamo a circa 100 km da Kiev. L'incidente avviene in piena notte e per la precisione all'1:23, ora locale. Due esplosioni scoperchiano il reattore numero 4 e l'edificio che lo contiene. Il reattore smette di essere raffreddato e la temperatura sale fino a provocare un incendio delle circa 2000 tonnellate di grafite che conteneva. Si levano fiamme altissime. È un disastro. A causare l'incidente furono alcune debolezze strutturali dell'impianto, ma anche le tante carenze a livello organizzativo e di sicurezza. La dispersione di fumi radioattivi nell'atmosfera fu massiccia e le conseguenze sulla salute furono gravi, anche se difficili da quantificare con precisione. Le morti direttamente riconducibili all'incidente sono una trentina, ma secondo l'OMS le radiazioni provocarono negli anni seguenti tra le 4 e le 6.000 vittime. Non è tutto, non bisogna sottovalutare l'impatto economico del disastro, né le sue conseguenze sulle politiche energetiche di tanti paesi europei. L'impatto economico dell'incidente di Chernobyl è stato enorme. In primo luogo c'è stato un impatto sull'agricoltura perché un vasto territorio non ha potuto più essere coltivato. Poi si è dovuto costruire un nuovo villaggio per ospitare i numerosi lavoratori della centrale. Infine si è costruito per ben due volte il sarcofago di contenimento delle emissioni radioattive del reattore distrutto. Tutto questo ha comportato costi di alcune decine di miliardi di euro per l'Ucraina e la Bielorussia e ha rappresentato dal 5 al 20% del PIL di questi paesi per almeno 10 anni. Ma le conseguenze non si fermano qui. Vi è stato praticamente un arresto in alcuni paesi, un forte rallentamento in altri, per esempio l'Italia ha chiuso i propri reattori e ha abbandonato definitivamente l'energia nucleare. Se questo non fosse accaduto, oggi avremmo a disposizione un maggiore contributo di questa fonte nella lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di CO2. Quello di Chernobyl è stato il più grave incidente nella storia del nucleare civile. La speranza è che questo record rimanga insuperato.